Durante l'E3 2019, CD Projekt Red ha sorpreso tutti facendo salire sul palco Keanu Reeves, che interpreterà uno dei personaggi chiave in Cyberpunk 2077. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ciao a tutti, io sono Sasha e basta, e in questo video risponderò alla domanda: chi è Johnny Silverhand? Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Se avete visto il trailer di Cyberpunk 2077 all'E3 2019, saprete che alla fine del trailer il personaggio principale apparentemente perde la vita, per poi risvegliarsi in una discarica. Davanti a lui appare il personaggio di Keanu Reeves, Johnny Silverhand. Ma a un certo punto la sua immagine diventa discontinua, facendoci capire che Johnny non è fisicamente presente. Ricordatevi questo momento, perché potrebbe avere una grande importanza, e ve ne parlerò più avanti. Ma chi è Johnny Silverhand? Forse non tutti sanno che Cyberpunk 2077 è il sequel di un RPG da tavolo chiamato Cyberpunk 2020, uscito nel 1988. Quel gioco è ambientato in una società futura, che è piena di armi ad alta tecnologia e impianti cibernetici. Johnny Silverhand è uno dei tanti personaggi del gioco. Lui è un ex militare che è diventato una famosa rockstar con un braccio robotico ed è il capo di una band chiamata Samurai. Per esempio, una delle sue canzoni si chiama Chippin' In e la potete sentire alla fine del trailer di Cyberpunk 2077 dell'E3 2019. Dopo che un'etichetta discografica ha tentato di ricattarlo per la sua diserzione, Johnny ha deciso di firmare per un'etichetta rivale e ha pubblicato un album sulle battaglie, sul tempo in guerra e gli inganni governativi a cui aveva assistito. Grazie a queste canzoni, Johnny è diventato un eroe di culto e un ribelle contro il sistema, ma ovviamente si è fatto anche tanti nemici. Uno di questi era un leader corrotto del Giappone di nome Arasaka Saburo, che ha mandato un assassino cyborg di nome Adam Smasher per ucciderlo. Ma anche se Johnny è apparentemente morto da un colpo di fucile in petto, il suo corpo non è mai stato trovato. 57 anni dopo, Silverhand appare davanti al personaggio principale V e dice: "Svegliati, samurai, abbiamo una città da bruciare." Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. E qui torniamo a questa immagine discontinua di cui vi ho parlato all'inizio del video. Perché è così importante? Perché potrebbe significare una delle tre cose. Numero 1. Johnny Silverhand è un'allucinazione del personaggio principale. V è un fan della band Samurai, lo si capisce anche in questa scena dove indossa il giubbotto con il loro marchio. Dopo gli eventi traumatici, si risveglia in fin di vita con queste visioni, dove il suo idolo gli dà la forza di andare avanti. Numero 2. Silverhand viene assassinato da Adam Smasher, ma prima di morire trasferisce la sua esistenza nel mondo digitale del cyberspazio, per continuare a ribellarsi all'ingiustizia e corruzione. Numero 3. Johnny sopravvive all'assalto e simula il decesso, ma continua a comunicare con il popolo attraverso la rete, visto che ormai tutto è collegato. Fateci sapere nei commenti o nel sondaggio quale di queste tre teorie vi sembra più plausibile, oppure se avete un'idea tutta vostra. È noto che in Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand sarà interpretato da Keanu Reeves, ma perché CD Projekt Red ha scelto proprio lui? Semplice, l'attore è familiare con il genere cyberpunk grazie ai film come Matrix o Johnny Mnemonic. E proprio in quest'ultimo si mostrava la possibilità di installare nel corpo i vari impianti cibernetici, oppure salvare grandi quantità di dati digitali direttamente nel cervello umano. In una delle sue interviste all'E3 2019, Reeves racconta la sua esperienza di collaborazione con CD Projekt Red e l'interpretazione del personaggio. Se volete vedere il video originale, troverete il link in descrizione, insieme agli altri link utili. In quell'intervista, l'attore svela alcuni dettagli importanti. Reeves dice che c'è stato il momento di una forse morte, e che Johnny potrebbe essere ancora in giro. There was a moment of maybe death. But I'm still around. In Cyberpunk 2077 interagirà con noi, e sarà parte del nostro viaggio, ma anche noi saremo parte del suo. Sembra che il nostro rapporto sarà una specie di simbiosi, dove noi avremo bisogno di lui tanto quanto lui avrà bisogno di noi. Sono i creatori stessi a dire che non sarà chiaro se sarà Johnny ad aiutare noi o al contrario, se sarà un nostro alleato o ci vedrà come un ostacolo. Una cosa è certa, Silverhand sarà in grado di spuntare in qualsiasi momento durante il gioco, e pare che saremo gli unici a vederlo.
Ma ora che sappiamo o crediamo di sapere chi è, sorgono altre domande. Dov'è Johnny? E soprattutto, che cosa vuole? Iscrivetevi per altri video come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta, scrivetele nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!